Bella a tutti ragazzi, benvenuti, sono Metti Mars, siamo qua su canale YouTube. Questo è un vlog ragazzi, ne faccio molto pochi, ma quando li faccio perché sono molto importanti, quindi ascoltate e seguitemi bene. Allora, diciamo che io ho intenzione di fare la carriera di FIFA 20, voi direte vabbè, la fanno tutti. La cosa, diciamo, fuori un po' dall'ordinario è che io ho implementato una sorta di modalità molto più simulativa rispetto a quello che è FIFA normalmente. Diciamo che ho cercato di inserire una forma di GDR su FIFA, ok? Allora, che cos'è questa forma di GDR, modalità imprevisti? Ve lo dico subito. Noi andiamo al regolamento, spero si venga bene. Allora, imprevisti FIFA 20 regolamento. Queste sono le variabili, ovvero impreviste, aggiunte a mano per migliorare il gameplay del gioco e renderlo un pochino più simulativo. L'imprevisto si attiva ogni volta che un giocatore ha un'interazione con l'allenatore, che può essere la mente alla richiesta, confronto o conferenza stampa. Ve le leggo. Per esempio, nessun problema, la percentuale che non capiti niente, che ci vuole anche questa. Berlusca Dica, gioca da titolare la prossima partita. Questo è tutto riferito a, diciamo, al giocatore, ragazzi. Poi figlio di figli di papà non può essere venduto per tutta la stagione. Allenatore Evete, metterlo sul mercato per almeno 6 mesi. Allenatore schizofrenico, togliere dal mercato per almeno 6 mesi. Poi c'è il doping, ragazzi, che è diviso in 3 parti, perché il doping è abbastanza pesante se capita. Beccato la prima volta sono 2 mesi di squalifica, beccato la seconda volta sono 6 mesi, la terza volta svanita obbligatoria e fuori dalla rosa direttamente. Poi abbiamo il dubbio di identità sessuale, salta le prossime 2 partite, e bunga bungato, salti la prossima partita. Raccogli la saponetta, purtroppo succede anche questo, 1 mese senza allenarsi. Mister non c'ho voglia, gioca solo un tempo, ti senti solo, acquista un connazionale del giocatore con cui stai parlando, ovvero se il giocatore con cui stai parlando è italiano, vuoi stare con l'italiano. Poi momento Balotelli, aumenta lo stipendio di un terzo. Poi queste sono le varianti, poi vi dirò come applicarle. Sono le varianti per quanto riguarda l'interazione con il giocatore, da allenatore a giocatore. Poi abbiamo anche gli imprevisti per la compravendita, ovvero in fase di acquisto o vendita di un giocatore. Sempre la percentuale, nessun problema. Non sei nessuno, aumenta la paga di un terzo. Stai parlando con me, ci vediamo al prossimo mercato. Quindi salta praticamente la compravendita. Hai bevuto, aumenta il bonus di un terzo, ti chiacci nella malora, fai la canaglia fin meno possibile. Anche qua c'è il rischio che possa saltare la compravendita. Poi c'è anche l'opzione per le offerte, sempre nessun problema, quindi questo è quando, diciamo, qualcuno fa un'offerta per il nostro giocatore, nessun problema. Canna del gas, accetti la prima offerta senza trattare. Roulette del cinese, tratta l'offerta ma sei imprevisto. Se tu il boss e rifiuta l'offerta, ti senti di corna e spara un cifrone. Quindi, questi, diciamo, sono gli imprevisti che si applicano quando si ha un'interazione con il giocatore, quando si fa la compravendita e quando si riceve un'offerta. Voi direte: ok, come si applica? È semplice. Noi andiamo praticamente in quest'altra listina qua. Ok, vedete, ve la ingrandisco un attimino. Qui sono gli stessi imprevisti che abbiamo letto prima, però l'unica differenza è che sono numerati, vedete? Sono tutti numerati, quindi abbiamo gli imprevisti da quando si ha un'interazione con l'allenatore, vedete c'è, per esempio, numero 1 nessun problema, numero 2 Berlusca Dica, numero 3 nessun problema e così via. Ogni imprevisto ha un nessun problema nel mezzo perché ci deve essere anche la percentuale che non capita niente, sennò sarebbe troppo devastante. Poi abbiamo, vedete, anche il doping numerato fino al numero 26. Poi la compravendita sono meno imprevisti ma sono ripetuti per arrivare al numero 26 che qua. Per esempio, poi vedete che quello un pochino più pesante ne ha due perché per esempio fallisce la trattativa, diciamo che deve essere un pochino con un pochino meno di percentuale. Poi offerte ricevute e imprevisti la stessa cosa, canna del gas,
roulette del cinese, se tu il boss senti l'iccone, ripetuto fino al numero 26. Poi voi direte come funziona il tutto? È semplice, con una semplice ruota della fortuna. Vedete questa qua? Per esempio, io sono in gioco, capita che un giocatore, che può essere chiunque, mi chiama per una lamentela, mi dice un qualcosa, si attiva questa qua, la prima. Gli imprevisti dei giocatori. Io cosa faccio? Prendo la mia bella ruota della fortuna, che è questa qua. Aspettate un attimo che la vado a recuperare. E l'attivo. Vedete? Esempio. Numero 16. Cosa succede al numero 16? Andiamo a vedere. Nessun problema, ci è andata di lusso. Succede un'altra interazione, un'altra conferenza stampa, una lamentela, qualsiasi cosa. 12, cosa succede al 12? Nessun problema. Quindi al momento siamo fortunati e così via, ragazzi. Fino a che io, per esempio, ho già fatto una live, ragazzi, su Twitch. E la prima cosa che mi è uscita, avevo avuto un'offerta per un giocatore che non voleva niente, mi davano anche dei bei soldini perché mi davano 800.000. E ho dovuto rifiutare perché era uscito che dovevo rifiutare. Per esempio, 19, raccogliere la saponetta un mese senza le nostre. Quindi noi questo giocatore noi lo potremmo allenare per un mese. Ok, per esempio, abbiamo appunto, facciamo un'offerta. Allora, prima di concludere l'offerta, o prima anche di iniziare la stessa offerta, noi attiviamo la ruota della fortuna. 8. Nessun problema, quindi sì, possiamo fare quello che ci pare. 23, andiamo al 23, vediamo cos'è il 23. Nessun problema, quindi vedete che comunque c'è una buona percentuale anche che non accada niente. Anche perché, ragazzi, diciamo che l'avventura è abbastanza lunga, la carriera è abbastanza lunga, quindi dobbiamo calcolare che. Vedete, 9, se tu il boss rifiuta l'offerta. Infatti a me l'altro giorno mi era capitato subito questa, ok, in partita, e ho dovuto rifiutare. Quindi diciamo che ci sono molte probabilità che non succeda niente, anche perché la carriera, come ho detto prima, è molto lunga, quindi bisogna calibrare bene il discorso. Questo, ragazzi, è un'idea secondo me molto molto figa. Questa idea non è mia, perché l'idea originale è di Falco Nero, ragazzi. E io ovviamente ho chiesto a lui il permesso di poter utilizzare questa idea, e sono contento che lui mi abbia, insomma, concesso di poter sfruttare questa idea. Quindi poi l'ho un po' modificata, l'ho un po' cambiata, perché diciamo me la sono un pochino personalizzata. Però l'idea originale, ragazzi, è del canale di Falco Nero. Ci tengo a dirlo, che sia chiaro, perché anzi, vi consiglio di andare a vedere il suo canale, perché poi se vi piace FIFA non potete non guardare Falco Nero, che ha una grandissima community su FIFA, fa anche le live Twitch, e quindi io vi metterò in descrizione anche i link sia di Twitch che di YouTube. Mi raccomando, andatelo a vedere, ragazzi, perché ci tengo. Poi insomma è anche un amico proprio, quindi a prescindere. Ma ragazzi, detto questo, io vi invito a venire a vedere le live su Twitch in diretta tutti i giorni tranne il sabato alle 5 e mezzo. Portiamo Minecraft, principalmente portiamo Minecraft e FIFA. Diciamo che mi voglio concentrare su questi due giochi. Poi la domenica, diciamo, portiamo, è un giorno random, portiamo un po' quello che vogliamo. E quindi vi invito. Poi dopo, per il canale YouTube, la live sarà editata per farla un pochino più corta, diciamo, ci sarà un riassunto di quello che è successo, e porteremo il giorno dopo anche la live su YouTube. Faremo un minimo editing per tagliare, diciamo, le parti un pochino più lunghette, e lo porteremo anche su YouTube. Quindi, ragazzi, cosa dire? Io spero che questa modalità GDR vi possa piacere, e secondo me è un'idea magnifica. Quindi io vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo prossimamente, ragazzi, su FIFA. Mi raccomando, perché io lo voglio portare per un bel po' la carriera, ci voglio fare almeno 3 o 4 stagioni, e la voglio portare fino all'ultimo. Quindi, ragazzi, vi aspetto, e niente, alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti.